Le Babi, premiato nel 2017, però premiato anche oggi per una vita dedicata alla pallavolo e per tante vittorie. Sì, beh, per me è un onore entrare a far parte della Hall of Fame, dove ci sono già dentro tantissimi giocatori con cui ho avuto anche il piacere di giocare. È stata una giornata bellissima, ho rincontrato anche tantissime persone che non vedevo da un po' di tempo, quindi sono molto contento. Mi fa piacere che la federazione di cui adesso faccio parte guarda anche ai vecchi giocatori e dia lustro soprattutto ai tanti campioni che hanno fatto parte della nazionale. Ti rendi conto di aver fatto la storia di questo sport? Sì, pian pianino me ne sto rendendo conto sempre di più, anche se prima non ci pensavo. Adesso, per quando giocavo, magari pensi a tutt'altro. Adesso che non gioco più, ci ho pensato, sì, devo dire che, ma non solo per merito mio, perché come ho detto, io ho avuto il piacere di giocare con dei giocatori molto molto forti che mi hanno consentito di avere tantissime soddisfazioni nella mia carriera, e quindi è stato un percorso molto lungo, un percorso bellissimo che mi ha insegnato tanto, soprattutto non solo a livello proprio di gioco, ma proprio a livello di vita, di esperienza, perché sono cose che non dimenticherò mai, perché sono state intense e bellissime. E la vita da dirigente come va adesso? No, bene, mi sto abituando e quindi sono contento in un anno comunque che sarà difficile per la nostra nazionale, soprattutto per il momento più importante che sarà ad agosto con le qualificazioni olimpiche, quindi si sta lavorando per cercare di mettere nelle migliori condizioni la nazionale per far bene, soprattutto ad agosto.